La parola al consigliere Calise. Grazie Presidente. Siamo contrari a questo accordo, in pratica quello del duo Formigoni Moratti. La sua probabile approvazione di quest'oggi conferma quanto sosteniamo da 4 anni, che non esiste alternativa all'Expo della valorizzazione dei suoli, della speculazione immobiliare e della mobilità pesante. Non c'è alternativa perché bipartisan sono vedute interessi e pratiche. Basta guardare la recente vicenda di Penati delle aree ex Falc, quando si parla di territorio, edilizia e costruzioni. Era scritto tutto nel master plan originario e nell'accordo di programma del 2007 e di quello di Cascina Merlata. Lo conferma la timidezza con cui si sta gestendo il PGT di Milano, assolutamente da abrogare, unitamente alla legge regionale che lo ha generato, propedeutica del saccheggio finale del territorio, servizi pubblici e beni comuni. Lo ha confermato il BIE, bocciando le serre e sposando i padiglioni. Se il centro-sinistra, che ha appoggiato il referendum che chiedeva zero cemento sull'area Expo, è in buona fede e coerente, dovrebbe respingere questo accordo, ma non lo farà. Certo, non per le temute figure, bensì perché alla fine con Expo guadagneranno anche soggetti economici di riferimento, alleati d'affari o immobiliaristi amici. È un accordo che, in nome dello slogan nutrire il pianeta, comporta in modo palesemente ipocrita la cementificazione di oltre 400.000 metri quadrati di terreno agricolo e verde, che si aggiunge alle devastazioni delle infrastrutture varie, da Malpensa a Tem, a Brebemi, nei parchi lombardi. Opere spesso inutili, antistoriche, onerose per le casse pubbliche, che Expo ha reso irrinunciabili. Un accordo che prelude a un'immensa colata di cemento, una grande opportunità per immobiliaristi, mafie e speculatori e un danno per i cittadini. Crediamo che la politica abbia preso in giro in modo indecoroso i cittadini, tra un litigio e l'altro per la gestione di Expo, presentando progetti faraonici in una fase di profonda crisi economica, in cui alle fasce sociali più deboli si chiede l'ennesimo sacrificio. I cittadini di Milano hanno espresso in modo chiaro la propria contrarietà a questo accordo di programma nei referendum consultivi, salvo poi non essere tenuti in considerazione. I sindaci di Milano e Rho hanno sostenuto che era tardi per variare l'accordo di programma, ma che la vera partita sul destino delle aree e sulle volumetrie si giocherà in futuro. Vorremmo prenderli sul serio, ma sappiamo che non sarà così. Nonostante questo, avanziamo 2 proposte che, se i buoni propositi espressi dal centro-sinistra sono sinceri, dovrebbero essere accolte con favore, perché mirano a difendere la qualità della vita e l'interesse pubblico. Chiediamo ai sindaci di agire affinché durante l'Expo non si tengano manifestazioni fieristiche nell'area adiacente. Possiamo reggere una presunta affluenza doppia di quella del Salone del Mobile per un periodo di 30 volte più lungo? Non è buon senso dire da subito che il polo fieristico di Rho Pero sarà chiuso, con la possibilità di sfruttare gli spazi a fini logistici e i parcheggi, rispettando aree verdi e denaro? Ovviamente questa ipotesi non piace a Fiera, che è stata la vera promotrice di Expo e che da questa operazione guadagnerà cifre astronomiche. La seconda richiesta è che gli eventuali costi di bonifica sull'area Expo siano a carica degli attuali proprietari e non delle società, e non della società Expo, come scritto nella VAS, valutazione ambientale strategica, allegata all'accordo di programma. Dalle risposte alle nostre osservazioni in merito risulta che nel 40% dell'area, per il diniego dell'autorizzazione dei proprietari, non sia stato possibile fare carotaggi e analisi per verificarne lo stato. Sono 2 proposte concrete, tutto il resto, le modifiche nel 2016, l'Expo diffuso, i giardini condominiali spacciati per parchi, sono chiacchiere. Il sindaco si è detto costretto a stringere l'abbraccio mortale di Formigoni, pena la perdita di Expo e la figuraccia. Visto il baratro economico-finanziario del paese, le casse vuote degli enti locali, facendo saltare Expo si sarebbe risparmiato sicuramente la figuraccia con i propri elettori, cui dovrà spiegare come trovare le centinaia di milioni per il grande evento, che doveva salvare Milano e il paese e che rischia invece di affossarlo ulteriormente tra debiti e cemento. Queste non erano parole mie o del Movimento 5 Stelle Milano, ma dei comitati cittadini No Expo. Grazie. Grazie consigliere Calise. La parola al consigliere Grassi.